Luca, non hai manco il coraggio di guardarmi in faccia. Mi avevi promesso il super ospite non c'è. Un super personaggio, il super personaggio non c'è. Manco un supereroe. Ma che te costava? Sei di male in peggio. Vai, ma che sta succedendo? Ciao, come ti sono? Non mi hai riconosciuta? No. Tuta nera, maschera nera, chi so? Usub. Caro le vista bombala. No. Tuta nera, maschera nera, sono Catwoman. Catwoman? Sei proprio tu? Sì. E allora rientra, così ti faccio una bella presentazione. Ok. Signore e signori, che grande sorpresa, qui a Non c'è un Euro Show anche noi abbiamo il nostro supereroe. L'avete riconosciuta? Maschera nera, tuta nera, chi sei? Usub. Ma quale Usub? Ha voglia di scherzare, il nostro supereroe. La rifacciamo, signore e signori, qui a Non c'è un Euro Show anche noi abbiamo il nostro supereroe. L'avete riconosciuta? Maschera nera, tuta nera, tu sei? Catwoman. Catwoman. Ma per te, Catwoman. Tale quale, ma ce ne sta uno normale? Kate, ma dimmi un po', che ci fai qui? Sono venuta qui perché ho saputo dell'inizio della trasmissione e ho detto, vado a denunciare il fatto che anche per noi supereroi c'è crisi. Addirittura? Sì, una spina e pesce, la fanno rimanere in gun. Che è la spina e pesce questa? Allergia. Allergia a che cosa? Sì, al pelo del gatto. Ma già facerettovi? Allora non ti leccare, ma dimmi un po', carissima Kate, io seguo molto da vicino le tue avventure. Sì. So che tu sei legata a Batman. Oh, moltissimo, però io e Batman abbiamo litigato. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Ma che cazzo tuoi? Sì. Litigavamo spesso, mi devi credere. Litigavamo su tutto, eravamo gatto e cane. No, topo e elefante. No, gatto e topo, le pipistrelle, i su. Allora, pipistrello, un topo e l'elefante. Elefante non manca più nessuno. Vabbè, abbiamo capito, ma lui ti passa gli alimenti. Kit Kat. La cioccolata? No, ho mangiato i gatti. Ma perché avete litigato tu e Batman? Oh, beh, io e Batman litigavamo su tutto. Mi devi credere. Non come pesante. Ricordo il primo appuntamento. Solo per partire a Batmobile ci mettevamo un quarto d'ora. Sai cosa disse? Kat, chiudi la Bat chiusura. Kat, spegni la Bat luce. Kat, metti la Bat cintura. Kat, ma Kat non parte. Oh, ma è tutto a posto. Bat cintura, bat chiusura, bat luce. Amu, ma che sarà? Strunz e a batteria. Ma Kate, sì. Raccontaci qualche avventura a cui hai partecipato ultimamente. Sì, te la racconto. La vuoi sapere? Allora se insisti, te la dico. Sono stata chiamata per tenere a bada una baby gang. Appena ero faccia a faccia con quei terribili ragazzini, io ho fatto la festa e gliel'ho cantata. Gliel'hai suonata, vorrei dire. No, gliel'ho proprio cantata. Era una festa d'animazione. Eh sì, devi sapere, caro Lucio, che noi supereroi siamo costretti al doppio lavoro. E vabbè, però questo vuol dire che a fine festa hai guadagnato qualcosina. Ma che? A fine festa è uscita la maschera di Topolino. Non ci ha già visto più. Ci hanno ammarato tutto mazzato. E perché? Perché io sono gatta, ma sono manesca. Ti posso frustare? No. Ti posso scippare? No. Ti posso battere? Faccio una capata. No, io sono gatta, mica scema. Purtroppo c'è troppa crisi. Ma sono qui per dire che la colpa della crisi, caro Lucio, sai di chi è? Di chi è? È dei politici. Perché? Io sono nata gatta, ma se nascevo zoccola, sei arrostivo, mo. E salutiamo il nostro supereroe, Catwoman. E continua il nostro Non c'è un Euro Show. Di Niccolò Paganini, i capricci di Paganini. Non ripeto, non ripeto e non ripeto. La verità è che tu sei invidioso. Me lo stai boicottando sto show. E che hai fatto? Cosa non hai fatto? No, che hai fatto? Cosa non ho fatto? È chiaro, dovresti chiederti. Mi avevi promesso il super ospite e non c'è. Il supereroe e manco ci sta. Che t'hai chiesto? Una vedetta internazionale e manco quella mi hai portato. Ci sta. Che cosa? Ci sta. La vedetta internazionale? Ci sta. Ce l'abbiamo. Ma veramente fai? Ce l'abbiamo. Anzi, fai una cosa. Vai fuori, vai dietro alle quinte. Vai dietro alle quinte. Io vado dietro alle quinte. Vai dietro alle quinte, non ti preoccupare. Vai dietro alle quinte. Ah, e se ti fanno qualcosa, non ti preoccupare. Forza. Perché? Che manda fa? Vai dietro alle quinte, non ti preoccupare. Vai, ci vai. A me. Gentili telespettatori di Non c'è un Euro Show, è arrivato un momento internazionale. In ogni show che si rispetti deve esserci, e anche se non abbiamo un euro non ce ne siamo privati. Ed è dunque con grande piacere che vi presento un ospite che con non poca fatica abbiamo strappato al circo internazionale di Las Vegas. Signore e signori, ecco a voi il mago Lucius. Venga Lucius, venga. Venga. Ebbene,
Venga Lucius, eccolo qui, il grande mago Lucius. Guardate, sta già studiando l'atmosfera, sta tagliando l'aria. Cosa sta facendo? Ma sto nascondendo perché il momento è scuro. Per cortesia, Lucius, un grande mago, ci dica Lucius, cosa si aspetta dal nostro paese? Ma aspetta, sappiamo tu sta bella avanzata stasera. Guardate che portento, da poco in Italia e già parla addirittura il napoletano. E ancora mi ha sentito. Ci dica, Lucius, da quanto tempo lei fa questo mestiere? Sono soli 5 anni. Sono solo 5 minuti. Per cortesia, è ironico, come vedete al mago Lucius piace scherzare, ma noi sappiamo che egli, per raggiungere il suo livello, ha dovuto percorrere una strada lunga, una strada tortuosa, una strada non priva di tanti pericoli. Praticamente sono venuto dalla mia marina, tenete presente tutti i fossi che stanno dentro. Né sindaco, ma è poco già sti strade, sì o no? Mia marina, ma quale sindaco intendeva dire che è venuto via mare? È venuto via mare. Egli infatti non solo si esibisce nei teatri, nelle arene, ma anche sulle grandi navi da crociera. Povera! Signore, e se il mago David Copperfield riuscì a far sparire la Statua della Libertà, il mago Lucius ha fatto sparire anche una grande nave da crociera. È stato il mago Schettino a far sparire la nave da crociera, non io, ma il più grande di tutti è il mago Montecitorus, fa scomparire proprio i soldi della povera gente. No, per cortesia, ma la smetta. Senta, ci dica un pochettino, in cosa si è specializzato? Voglio essere di diploma. Ma no, intendevo dire che numero ci presenta questa sera, un numero di chiromanzia, un numero forse di cartomanzia, o come il grande Houdini, lei ci propone un numero di escapologia. Ti posso fare un numero di traumatologia? Non mi piace, l'hai già è visto? Bello. Dove va? Dove va? Venga qui. Cosa vuol fare con quella cosa? Adesso ti taglio in due. No, questo è un numero vecchio, già proposto, il pubblico si aspetta una novità e poi non si diverte. Ma mi diverti però. Lasciamo stare, facciamo i bravi, riponiamo ordunque codesta sega e ci faccia un numero con le carte. Sa farci un gioco con le carte? Sa ci puoi ogre 3 carte, mamma da papà. Ah, figlio d'arte, anche suo padre faceva il mago. Come? È stata capace? Faceva scombare tutte le da coppo contro la banca, ma mamma lo sta cercando ancora. Ci sono anche altri maghi in famiglia? O Zirafele, però non è mago, è trapezista. In che senso? Nel senso che è disoccupato e poi arriva a fine mese ad zumba mortale. Lucius, per favore basta, ok? Lei è mago e deve far sparire qualcosa, faccia sparire qualcosa. Posso sparire io? No, signore, faccia sparire me, ok? Faccia sparire me. E se lo sapevo fa stai perché? Faccia presto, forse prenda il lenzuolo, mi copra e mi faccia sparire. Vediamo un po'. Facciamo una cosa veloce, veloce. Veloce, forza, veloce, veloce. Pressa, pressa, forza. Ok? Ecco qua. Come ha da basetto? Mi sta facendo a barbo. Poi arabo stu copi, faccia sparire, mago Lucius. Mi mette addosso il lenzuolo. Ah, ecco qui. Ah. Bene, così. Ecco qua. Le parole magiche. Le parole magiche, dici le parole magiche. E qua lassù. Sim, non me. No, signore, no. Ocus, e non me. Ma no, signore! Asacci, va bene, non ci stanno problemi. Vada, forza. Rutto per rutto, sana per sana, scumbara nanza l'occhio mio, oggi è di mano. Maronna santa. Luca! Non mi fa sta commozione, non fa scemo! Luca! Mamma mia, bella calcio combinata, Luca! Un uomo, chiedo scusa, per caso sa indicarmi a chi posso rivolgermi per sapere dove stanno Luca e Lucio? Da quella parte, grazie, chiedo scusa se ho disturbato. Buon lavoro, arrivederci! Mamma mia. Lei chi è? Signorina, salve, sono Don Secondo, il prete, il cugino di Lucio Pieri, il conduttore insieme a Luca Sepe. Sto cercando i 2 compagni di merenda e non sono capace di trovare, ma prima o poi caccio, chiappa. E ditemi un poco, ma voi fate parte del carrozzone qua della trasmissione? Certo, io sono la soubrette. Giulito si vale, per piacere, che accomincia subito a sura quando vi chiedi cose. Ditemi un po', questo è sempre un programma fatto per beneficenza? Certo, io lo faccio gratis. Ah, ecco. Voi siete un'educanda! Educandissima, guardi, dico sempre buongiorno, buonasera, grazie, prego, tante belle cose, alla prossima. Siete fiera della vostra ignoranza? Sì, continuate così. Siete una degna compagna di Luca Sepe e Lucio Pieri. Con permesso, con permesso. Sempre che te pregunto che quando, come, donde tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo de esperando.
Estás perdiendo el tiempo. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Dico io, gira e gira e andare su studio, non acchiappo mai né a luce e né a luce. Ma chi le canna capite di uscire? Buongiorno. Salve. Salve, ha visto il signor Sebe? Veramente sto cercando pure io. Io sono dall'agenzia Tecnagas. Don Secondo, molto lieto. Mi serve qualche affare immobiliare? Veramente non ci ho mai pensato, però chissà, se avete un buon affare per le mani. Sapete, esigenze? Io sono da solo poi in casa, basterebbe anche un bilocale eventualmente. Bivani? Bilocale? Bivani? Va bene pure un bivano, stessa cosa. Quale zona? Vomero. I tenga fuori rotta? Escono poco prima. Ma allora, l'appartamento si trova nella strada dentro un palazzo. E chissà cosa è più normale che da io. Uno fa questa strada, si trova vicino al palazzo. In questo palazzo c'è l'appartamento. Va sì. Bene, sono vari piani, sta a terzo piano. A terzo piano, è importante questo fare. Se il palazzo è aperto, se il palazzo è chiuso, certo. Per entrare dentro al palazzo ci vogliono le chiavi. Ma in tengo. Ce l'ho io le chiavi, chiaramente mi deve aspettare. Se io non vengo a tempo, chiaramente bussa vicino all'inquilino, cioè dipende, mi apri il palazzo. Se quello apre il palazzo è bene, oppure arriva un inquilino, tiene le chiavi e entra dentro al palazzo. Ma eventualmente ci sono tipo, facciamo un appuntamento proprio e voi, no? Chiaramente, se entriamo dentro al palazzo, siamo dentro al palazzo. L'appartamento sta a terzo piano. Terzo piano, sì. Palazzo è moderno. È moderno. Mi fa piacere. Si può salire sia con le scale, scale, oppure si può salire con l'ascensore. Non è che c'è sta troppa modernità nel suo palazzo, no? A terzo piano, che vuole usare le scale, usiamo le scale. Terzo piano, uno, due, tre, si sale. Uno, due, tre, scende. È normale. Se invece vuole usare l'ascensore, chiaramente uno entra nell'ascensore, ci sono sette piani nel palazzo, ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ci fermiamo testa, perfetto. Allora, io apro il palazzo, sì, qui che già chiaramente l'ascensore, va bene? Sì, sì, sì. C'è l'ascensore, uno entra nell'ascensore, apre l'ascensore, entra nell'ascensore. Si mette sull'ascensore. Oppure esce fuori all'ascensore. E noi non mette sull'ascensore. Allora entriamo nell'ascensore, saliamo. Questo è proprio l'ascensore. Terzo piano, si apre l'ascensore, uno avvenisce alla porta del palazzo. Ah, ci è arrivato vicino alla porta della casa. Vicino alla porta della casa, perfetto. Va bene? Allora, siamo arrivati vicino alla porta della casa. Scommetti che sta chiusa. La porta è chiusa. È normale. Ci vogliono le chiavi. E tre di voi. Chi ha le chiavi? Voi. Ce l'ho io. Tanto siamo insieme, quindi. Apro la porta, sì. Siamo dentro all'appartamento. All'appartamento. Siamo fuori all'appartamento. Diciamo che apriamo la porta dell'appartamento. Sì, la casa, entriamo no? Nella porta, chiudiamo la porta. Chiudimmo. Siamo dentro l'appartamento. Uh-huh. A destra abbiamo il bagno. O bagno. Entriamo nel bagno. Sì. Che ci sta nel bagno? Che ci sta nel c'è bagno? Il lavandino. Il lavandino. Il lavandino, chiaramente ci sono dei servizi importantissimi. Importantissimo, ci stanno, no? Il lavandino ci sono i rubinetti. I rubinetti. I rubinetti c'è l'acqua calda e l'acqua fredda. L'acqua fredda e l'acqua calda. Apre l'acqua fredda, esce l'acqua fredda. Apre l'acqua calda, esce l'acqua calda. Chiude l'acqua fredda, ciucciù l'acqua fredda, chiude l'acqua calda, ciucciù l'acqua calda. C'è la doccia, fa la doccia, vasca da bagno, vasca da bagno, e bidè, bidè, la tazza, vabbè, queste altre cose, eccetera, così. Poi c'è la sala da pranzo, c'è il soggiorno. Un momento, volessi capire buono se ci capite fino a mo'. Sì. Voi mi state vendendo un grande appartamento, veramente una cosa esclusivissima. Allora. Io volevo un uomo, però ci sia fuori rotto perché ho voluto di tanto. Ma non ci sta proprio, ma arriviamo a fuori rotto, un mamma mia, un palazzo giusto, aspettiamo a chi su che ha fatto tanto. Quando si mette portare la mia palazzo, no, ad aspettare chi sa che arriva che chiama. Tra se giù. Oh, ma scusate qua c'è la vita. E meglio che sono andato a votare in un palazzo. Ah, che bella, che bella, che bella, che faccio già sai. Sta di scala, sta di scala. Ma non sto pure lasciando giù. Tra se sì. Ah, finalmente sono andato a portare un palazzo. Uno, due, tre, perché chiave e tutti sempre voi. Parite San Mir. Tra sempre finalmente in Italia. Oh, chiudo subito la porta e si trasi qualcuno a redarmi. E va bene. Ah, su bagno. Mamma mia, com'è tecnologico su bagno. Acqua fredda, acqua calda, acqua fredda, acqua calda. Poi miscela, acqua fredda, acqua calda, acqua fredda, acqua calda. E fratello, già la cado un bagno. La doccia.
Adri da casa. E sta qua? No. Buongiorno. Arrivederci. Tutto a me.